Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un pochino diverso dal solito. Voglio far vedere come si sistemano un pochino i cosmi. Visto che mi è stato chiesto più e più volte, ne approfitto. Ora che devo praticamente sistemare un personaggio, devo ricosmare Exclamation perché ce l'ho così dalla prima volta che l'ho pullato, quindi erano dei cosmi prova e non mi ci sto trovando molto bene. L'avevo fatto così puntando molto sugli HP, quindi ho pensato di mettere l'Ambra Rosso Sangue perché davano a contrario dei. Faccio un minimo di premessa così per capire perché è cosmato così. E allora si sarebbero dovuti mettere tecnicamente i rami, però l'Ambra Rosso Sangue toglie un pochino di attacco fisico e mette più salute. Siccome gli scudi di Mur erano la cosa che mi interessava di più principalmente, perché il mio intento era inizialmente giocare con scudo, 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 quindi curare e proteggere, e poi al momento opportuno switcharlo in Milo e dare un colpo. Quindi lo volevo usare così, quindi prettamente l'ho cosmato per quel motivo, quindi questi mi sembravano più adatti. Ed effettivamente non ho giocato male, non ha funzionato male, però siccome adesso l'ho skillato. Vediamo se aggiusto l'audio. E allora, dicevo, siccome adesso ho alzato di più il valore di attacco di Milo, adesso lo ricosmo un pochino più. Vediamo, puntando sulla velocità. E comunque lo ricosmiamo. Come si fa? E allora, quindi visto che molti mi chiedevano di far vedere come sistemo io i cosmi, vediamo come ci partiamo. Quindi, intanto al posto di questi mi servono dei rami e mi interessa la speed, la velocità. Questo reparto, questo spazio che abbiamo qui dei cosmi, ha un limite. Superato questo limite, che dovrebbe essere questo perché dovrei avere tutto pieno, quindi circa 3000 pezzi, superato questo limite, i cosmi vanno a finire in una borsetta che spunterà soltanto, questa qui, che spunterà soltanto dopo aver raggiunto il limite, quindi non l'avrete se ancora c'è spazio nel primo inventario. Questo appare dopo. Qua vanno a finire tutti i cosmi extra. C'è scritto inventario temporaneo, ma in realtà non è un inventario temporaneo. Questo è un inventario che a quanto pare non ha limiti di capienza, come vedete, che so, per esempio di draghi ne ho 567, 1200, quindi non raggiunge mai il suo limite. Quindi potete star tranquilli, qua vanno a finire tutti i cosmi. Per prenderli da qui dovete far spazio, ad esempio qua ce n'è due. Faccio un esempio, quindi con IA, se non vi interessano, vendi in blocco, decidiamo per che cosa scambiare. Io di solito faccio questo, così prendo pure esperienza, che serve per skillare i cosmi. Quindi, se c'è per esempio un grosso numero di cosmi che di solito non usate, per esempio su IS andiamo, ISS no. Per esempio un cosmo che sicuramente non mi serve. Che so, questo qui, i P3F sono i cosmi molto vecchi e se ce li ho li metto SS, faccio vendi in blocco e li vendo. Magari vi possono servire dei soldi o dell'esperienza per fare altri cosmi. Allora, vediamo intanto qui i rami se ce ne ho doppia S. No, ho degli scrigni da aprire, quindi facciamo una cosa. Gli scrigni si accumulano qua in base a quando andrete a farmare nello shrine. Io di solito farmo la domenica, come vedete. Anche se non li apro e li tengo qui, lui me li conta sempre della domenica. Così lui mi darà tutti i cosmi. Perché, come sappiamo, la domenica ci sono dei giorni prestabiliti. Se cercate qualcosa, se cercate un cosmo particolare, magari dovete vedere se è il lunedì, il martedì o il mercoledì. Mentre la domenica vi escono tutti. Quindi di solito io farmo la domenica e me li butto qui. Visto che rami doppia S, allora facciamo un controllo quindi di rami doppia S, come siamo combinati. Andiamo nei cosmi. Vediamo quanti ne abbiamo. Allora, ne abbiamo pochi. Apriamo le casse e poi riempiamo di rami. Quindi buttiamo dei cosmi per fare spazio e poi spostiamo i rami. Quindi facciamo tutta la procedura da zero.
Quindi io ho l'inventario pieno, tutti quelli che aprirò adesso andranno a finire nella borsa tecnicamente temporanea. E allora, quindi Cosmi della domenica, 3000 casse, ne apriamo, vediamo, a 500 a 500, vediamo quanti rami troviamo. Qua ci dà il totale, che so, pietre F ne abbiamo trovati 10, 7 di questi e via dicendo. Quindi ci dice soltanto il tipo e sotto quanti ne abbiamo trovati. Ok, 4 rami S. Ok. Sto venendo in dubbio, ma sono questi, giusto? Questi che sono? Questi sono casse normali, ma forse non li apre questi, esatto, perché questo va direttamente nell'inventario Cosmo, poi lo devo liberare. No, sono quelli. Perché nemmeno un, S, un Cosmo SS? Qua non ci sono i rami, non mi interessa. Rami, un po' pochino. Ok, dai, per ora facciamo così, se no ci perdiamo, poi in caso continuo io da solo, ecco. Allora, vediamo quanti rami SS abbiamo, soltanto 3, magari poi ne prendo qualcuno S, ma S... Ok, ora vi faccio vedere un'altra cosa. Mettiamoci su di lui. Allora, puliamo intanto che qua, come abbiamo visto, siamo pieni, facciamo dividi. Quindi andiamo a pulire un pochettino prima e facciamo un po' di spazio. Allora, io intanto ho flaggato, come vedete, lui in automatico, quando noi... abbiamo spazio in questo inventario e apriamo delle casse. Quando apriamo quelle casse, in automatico i cosmi A e i cosmi B li brucia. Qualcuno, come avete visto, nella borsina c'era, ce n'erano due. Non so perché ogni tanto qualcosa salta e magari qualcosa va pure a finire, va a finire pure qua. Mettiamo in ordine, vediamo di rarità. No, vabbè, sembra che non ce ne siano. Allora... bruciamo adesso manualmente gli S, considerato che A e B non ce li ho di base. Facciamo la selezione avanzata, io praticamente intanto lascio così, ecco già qua è selezionato velocità, e che di solito io mi cerco velocità, quindi gli dico, questi sono gli attributi non inclusi, quindi io gli sto dicendo non farmi vedere, non pescarmi i cosmi con velocità, quindi non li voglio quelli con velocità, ok? Sicuramente così... andando a bruciare, seleziona tutto, magari mi levo i Memphis che forse ne ho di meno, tutti gli altri non me ne frega niente e inizio a fare un po' di spazio. Quindi li brucio per punti esperienza maggiormente e anche un po' di soldi. Mi seleziono tutto, mi tolgo i Memphis, in caso con le selezioni si possono sistemare meglio. Questi cosmi li togliamo tutti perché sicuramente... Non me ne frega niente, soprattutto se non c'è almeno la speed. Questi togliamo tutto. Ok, ma massimo. Bruciamo un altro pochino. Ora faccio una versione accelerata. Poi io con calma ci perderò molto più tempo. Ad esempio le croci per ora non le tolgo perché prima vedo quante ne ho. Tolgo quelli che sicuramente ne ho tantissimi. Arriviamo a 100 e ci fermiamo. Questo me lo tengo, questo pure. Poi questi li ricontrollo manualmente. Ok, 100. Quindi abbiamo bruciato più di 200
200-300 cosmi. E abbiamo tolto per ora degli S, sicuramente che non hanno speed, abbiamo detto. Per curiosità, vediamo se ne ho proprio con speed. Sopra metto invece quelli che voglio vedere. Quindi, vedi, questo qua per ora me lo tengo. Quindi magari se c'è qualche cosmo che ci interessa me lo tengo così. Questi qua poi li skilliamo un pochettino e vediamo. Poi vi faccio vedere come. Allora, andiamo a prendere i rami ora che abbiamo fatto lo spazio. Quindi andiamo nella borsetta. Peschiamo intanto questi tre. E ci vanno tutti, perché abbiamo liberato circa 300 spazi. Poi prendiamo tutti i rami che ho, S. Li ha presi tutti. Ok, questo è il massimo, forse da là è già pieno. Perfetto. Abbiamo preso tutti i rami S e quelli che avevo SS. Quindi prima buttiamo quelli S che non mi servono. Quindi come facciamo? Andiamo, adesso parliamo solo di rami, perché ho preso solo questi, 226 rami. Perfetto. Allora, gli faccio vedere. Li metto in ordine. Andiamo a selezione avanzata. Ora che ho aperto tutti questi nuovi, li metto in ordine. Di tempo. E non includiamo velocità. Ok. Quindi questi sono tutti quelli S che ho preso senza speed. Ok, quindi questi li brucio tutti questi. Andiamo su Batch, possiamo andarci così. Oppure forse da dove eravamo prima si fa meglio. Ok, forse da qui si fa meglio. Allora, andiamoci sempre per tempo. E di non prendermi quelli con velocità. Ok, così sono soltanto i rami, perfetto. Stiamo attenti a non bruciare quindi né rami SS e né rami che hanno S. Quindi sicuramente questi sono senza speed. Io non la cerco la speed negli S andandoli a skillare, perché altrimenti sprecherei troppe risorse. Quindi gli S me li tengo se già di base si presentano con almeno una speed. Se hanno almeno una speed, li porto fino di solito al livello 4 e vedo se spunta qualcos'altro di buono. Se proprio il cosmo fa schifo e ha di buono soltanto la speed, lo brucio lo stesso, a meno che non sono dei cosmi nuovi appena usciti, e allora anche senza speed intanto va bene lo stesso. Va bene, vi ho fatto capire così. Tolgo quelli che non mi servono. Torniamo invece adesso a quelli che mi servono. Quando finisco questo lavoro faccio così. Ok, andiamo dai rami. Adesso voglio vedere se ho qualcosa invece. Quindi tolgo da qui. Va bene tutti. E vedo se lo metto su, perché mi interessa che lo trovi. Ok. Mi ha trovato quindi tra quelli che ho spacchettato 6 cosmi con speed. Quindi che faccio adesso? Questi cosmi, metto la selezione multipla, me li seleziono tutti. Gli S me li porto intanto a 4. Ok. Dopodiché do una rapida occhiata, vedo se c'è qualcosa di interessante. Se magari c'è una doppia speed. Questo perché l'avevo tenuto... Insomma, devo mettermi a farmare molti rami che sono rimasto un po' indietro nel farming. Per esempio, questo per lui andrebbe bene perché c'è pure l'attacco fisico. Quindi questo me lo potenzio. Se ne trovo più di uno, ecco, facciamo finta che ne trovassi più di uno. Quindi magari questi due. Faccio sempre la selezione multipla, aumento di livello e questi me li porto fino all'8. Quindi... Questo fa un po' cagare, però, perché c'ha attacco cosmico che non mi interessa. Insomma, dei cosmi un po' bruttini. Ok, quindi questi due magari... vi faccio vedere pure come lo skillerò, a che ci siamo.
Questo magari lo piglio, glielo metto. Intanto sto prendendo dei cosmi per sbrigarmi a fare il video, ok? Poi me li sistemo meglio. Quindi vi faccio vedere cosa metterò. Quindi qua metterò dei rami. E allora, ripristino. Vediamo un po' tutto. Dove sono finiti? Ok, mi era rimasto il selettore velocità che non vedevo. Perché questi qua, quindi andiamo a skillare gli SS che avevo preso, quei tre. Dove sono finiti? Che mi deve fare impazzire quando registro. C'erano tre. Ah, qua, ok, non li vedevo. Uno, due e tre, ok. Quindi, 1, 2 e 3, visto che sono SS, questi me li porto direttamente all'8. Non ha senso portarli a 4, perché tanto se mi interessa una speed negli S può uscirmi pure fino al 10, ma già dall'8 se ne abbiamo tanti va bene, si capisce. E qua non mi è uscito manco una speed, quindi probabilmente per ora continuerò ad aprire casse, cercherò altri rami, me li aprirò tutti fino a quando spulcerò qualcosa tra SS prima ed S dopo che avranno un po' di speed, ok? Quindi questo è il metodo. Vi faccio vedere poi cosa metterò nei gialli. Allora, nei gialli voglio provare con i bella di giorno. Anche qui farò lo stesso lavoro di prima. E mettiamo la selezione normale, tanto mi interessa vedere soltanto la speed, se ne ho. No, quindi cosa faccio? La stessa cosa, vado ad aprire delle casse, li vado a prendere dal cestello fuori, li butto qui, vediamo se già ne ho, ve lo faccio dell'ultima volta. Vediamo se ho dei bella di giorno, dovrei avere forse un po' di spazio che ho liberato. Allora, bella di giorno, SS non ne ho, che culo, quindi poi torno ad aprire casse. Vediamo se ne ho almeno S, 128, perfetto, raccogli quelli che puoi, quelli che ci entrano. Li ha presi tutti? Ottimo. Allora, allora, i bella di giorno per il momento io non li brucio, anche se sono S. Vediamo se ce n'è qualcuno con speed. Ok, perfetto, più di quello che sperassi. Ne abbiamo trovati 5 con speed, quindi me li seleziono tutti. Aumento di... Siccome in questo caso sono gli unici che ho, non ne ho SS per ora, me li porto per ora al livello 8. Perché tanto probabilmente userò questi S. Precisione alterazione, questo va benissimo. Poi ora me lo sistemo e mi alzerò le passive. Speed, cos'era? Aspetta di altro. Insomma... No, prendiamo questo che c'ha gli HP in percentuale, un po' di resistenze, va bene. Prendiamo questo, poi comunque lì, ora con calma li cosmerò, li sistemerò meglio, farò altre ricerche. Nei blu lascerò i naga, vanno benissimo. E poi nel centrale, perché sto alzando molto la speed? Perché nel centrale gli andrò a mettere adesso il cosmo nuovo. Cielo e terra, che ce li ho, ne ho un po' di più, però ce li ho tutti nella borsina, quindi gli andrò a mettere cielo e terra, sempre con speed, perché cielo e terra aumenta i danni ai personaggi più lenti di lui, quindi obiettivo è dargli un bel buff con Doko, cercherò di farlo ancora più veloce di lui, dai un bel buff e colpire chi è più lento di Athena, esclamation. Per questo cercherò di farlo più veloce possibile. Se riesco magari a farlo più veloce dello Shion nemico, riuscirò ad abbattere qualcuno prima ancora che lui metta lo scudo. Con un buff di Milo exclamation, con Doko su 1000 exclamation o direttamente così. Comunque, questo è il metodo in cui io
sistemo quando mi ci metto una volta ogni 100 anni a me a fare cosmi. Adesso me li smusso tutti con calma facendo quel procedimento che vi ho fatto vedere. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace. Se vi interessano qualche altro tipo di video, spiegato qualcosa che ancora vi sfugge, scrivetelo nei commenti. Alla prossima, ciao ciao.